ti dicono che è finita la festa della vita. Non è vero, si inizia la festa della vita. Ogni giorno è un giorno nuovo. La festa inizia proprio quando ci saluteremo definitivamente e lasceremo questa collina. Ecco, proprio allora abbiamo imparato qualcosa in questi giorni. Abbiamo ascoltato, abbiamo sofferto, abbiamo pianto, abbiamo vissuto più di dentro che di fuori. Nei momenti di adorazione, nella preghiera, le catechesi, abbiamo vissuto, ecco, una luce e una verità che prima non la conoscevamo. Ecco perché incomincia la festa, perché la festa rimane dentro di noi e deve rimanere dentro di noi proprio per la gratitudine verso Dio del dono della vita, del dono della vita. Ecco, non possiamo dire, ecco, che siamo soli. Poi perché? Perché la concretezza dice la solitudine è egoismo. È egoismo, la solitudine, freddezza, sono lacrime vuote. Perché? Perché c'è tanta gente da amare, c'è tanta gente da servire, c'è tanta gente che soffre da consolare. Quindi anche quelli che sono soli, che si piangono sempre addosso, fanno malissimo, perché non ferisci solo te, ma ferisci tutte le persone che aspettano un tuo sorriso, una parola, un incontro. In questi giorni abbiamo contemplato le risurrezioni dei giovani, ma anche di noi genitori. Abbiamo contemplato che la croce non è l'ultima parola. Perché? Perché il crocifisso è risorto. Il crocifisso è risorto. Proviamo a dirlo ancora una volta, ma così ci cominciamo. Il crocifisso è risorto. E l'abbiamo visto con i nostri occhi. Che vogliamo farci reciprocamente è ascoltare la nostalgia profonda che abbiamo ciascuno di noi di amare. Ci facciamo da soli un grande torto quando aspettiamo che siano gli altri ad amarci, che siano gli altri a chiedere perdono, che siano gli altri a servirci meglio. E questo è un torto che facciamo a noi e soprattutto una pretesa che non possiamo averla, perché l'amore è gratuità. Il mondo ha bisogno di amore. I giovani di oggi hanno bisogno di amore, che possiamo esternarlo con un sorriso, incominciando da piccole cose. Allora, un grande abbraccio, adesso ci salutiamo proprio così, con un grazie per tutti quelli che davvero hanno fatto sul serio questi 4 giorni per aumentare la fede. La fede non addormentata, ma una fede dinamica che agisce, che soffre, che serve, che dona la sua vita. E non teniamoci neanche un capello, perché quel capello diventa una corda che ci lega.
quando il Signore dice tutto, se non perdi la tua vita dai capelli ai calli dei piedi, allora quando dobbiamo fare il bene facciamolo, guardate che siamo capaci a farlo, siamo invitati proprio dall'istinto di Dio in noi di amare. Allora non tradiamo la nostra vita, la fede è donare la vita, ecco, la fede è credere nello stupore che Dio compie dentro di te quando siamo capaci di amare e di perdonare. Allora, quindi la fede è anche vedere, e voi questi giorni avete visto, non sentita la fede, ma avete visto la fede, lo sviluppo della fede. La fede sono persone vive che cambiano, che decidono di perdonare, di perdonarsi e di amare, e di amare. Allora uno mettere le mani alla bocca tutti, forza, uno, due,